Ben ritrovati tra breve nel nostro TG, ci occuperemo di cronaca, estorsioni ed usura, Catanzaro in otto finiscono in manette e poi la protesta dei sindaci che chiedono misure per arginare quello che ormai è un disagio calabrese, e cioè i rifiuti. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. Il coraggio di un imprenditore stanco per le continue vessazioni ha fatto venire alla luce un giro di estorsioni ed usura. La polizia di Catanzaro ha arrestato 8 persone e per loro c'è anche l'aggravante della mafiosità. Primi cittadini con la fascia hanno protestato stamattina a Catanzaro per l'insostenibile situazione dei rifiuti. Così hanno detto: non si può più andare avanti. I primi cittadini dell'Alto Ionio Cosentino si riuniscono a Roseto Capospulico per lanciare una petizione popolare e dire no alla trivellazione in mare alla ricerca del petrolio. L'introduzione del pedaggio per accedere al terminal dell'autostazione di Cosenza fa arrabbiare le aziende di trasporto e non solo, ma dalle ferrovie della Calabria insistono, si fa così ovunque in Italia. I cittadini di San Costantino sono scioccati dalla notizia della maestra che avrebbe preso a calci e schiaffi gli alunni della scuola per l'infanzia del piccolo centro del Vibonese. Stentano a credere alle pesanti accuse rivolte all'operatrice scolastica. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, la cronaca quindi in apertura, estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Con questa accusa sono finite in manette 8 persone. Dall'inchiesta emergono drammatiche testimonianze e le vittime per la restituzione del denaro costrette a pagare interessi dai 150 ai 180% annui. Vediamo. Una odissea, una discesa agli inferi, la paura di non riuscire a riemergere, di finire stritolato in un vortice da incubo. Poi il coraggio, quello indotto dalla disperazione e la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine. È vittima 2 volte l'imprenditore catanzarese titolare di un ristorante, vittima della crisi economica che manda in rovina la sua attività ben avviata, finita all'asta. È vittima degli usurai ai quali decide di rivolgersi dopo che banche finanziarie gli chiudono la porta in faccia. Il suo unico desiderio è quello di lavorare per guadagnare e ricomprare il suo ristorante. L'occasione arriva quando ne trova un altro in un villaggio turistico di Cropani da prendere in gestione. Servono 10.000 euro però per avviarlo. Chiede in giro alle banche, appunto, e agli amici, ma tutti gli dicono di no. Lui non vuole farsela sfuggire quell'opportunità perché da lì passa il riscatto. Ecco perché salta il fosso e bussa a porte sbagliate. La disponibilità è massima, anche quando il ristoratore chiede un secondo prestito da 35.000 euro. I tassi sono alti, di più, da capogiro, oscillano tra il 150 e il 180%. All'inizio, grazie agli incassi, riesce a pagare, ma a un certo punto non ce la fa più a stare al passo. Le rate cominciano ad accumularsi e gli usurai alzano la voce, millantando rapporti con le cosche dell''ndrangheta. Lo intimoriscono, lo minacciano, gli dicono che lo bruceranno vivo e, nel frattempo, si impossessano dei beni della sua attività. In pericolo non c'è soltanto lui, ma tutta la sua famiglia. Il messaggio è chiaro, il dubbio è lancinante. Che fare? Continuare a prendere tempo, a supplicare, a chiedere di pazientare, oppure varcare la porta di una caserma e chiedere aiuto? Il ristoratore opta per la seconda via, nonostante i suoi aguzzini glielo abbiano detto più volte: non provare a denunciarci, se no guai a te. Lui fa nomi e cognomi, riferisce fatti circostanziati. La squadra mobile di Catanzaro, coordinata dalla DDA, inizia a tessere la sua ragnatela, quella in cui oggi sono rimasti invischiati in 8. Le accuse sono di usura ed estorsione, aggravate dalle modalità mafiose. Per l'imprenditore che con la sua denuncia ha aperto una breccia, questo è il nome dato all'operazione, è scattata la tutela. L'incubo è finito, la luce meno lontana. Emergenza rifiuti, la protesta oggi dei sindaci a Catanzaro che hanno indossato anche la fascia tricolore per dire così non possiamo più andare avanti. Marisa Fallico. In questo momento devo dire, per quanto riguarda il governo della gestione dell'emergenza, stiamo rimpiangendo il commissario per l'emergenza ambientale.
perché il tema dell'emergenza probabilmente, diciamo, per i poteri che aveva e alcuni dei quali anche erano in deroga alla legge stessa, cosa che la regione non ha, l'emergenza veniva affrontata con maggiore decisione. Nelle parole di Peppino Vallone, sindaco di Crotone, presidente regionale dell'ANCI, tutto il paradosso calabrese per quanto attiene l'emergenza rifiuti che sta soffocando grandi e piccoli centri. Se si arriva a rimpiangere il commissario, ricordiamo quasi 15 anni, fiumi di denaro spesi e sistema non funzionante, vuol dire che la situazione attuale è tragica. D'altronde basta guardarsi attorno. I sindaci in prima linea su questo fronte si sono ritrovati stamani davanti all'assessorato regionale all'ambiente a Catanzaro per smuovere la regione, perché qui in gioco c'è la salubrità, la sicurezza igienica per i cittadini, ma anche la preoccupazione per le ricadute negative sull'imminente stagione estiva. Se questo biglietto da visita non riusciamo ad invertirlo proprio col mese di giugno, perché ormai siamo nel mese di giugno, è evidente che quella crisi del turismo, già che è una caratterizzazione, diciamo, in tutto il paese, si aggrava proprio per l'assenza di servizi e per la carenza di servizi in un settore di questo genere. I primi cittadini sono consapevoli delle criticità, delle responsabilità, ma anche pronti a fornire soluzioni. La regione non può scaricare sui comuni, la regione ha il dovere di affrontare bene il problema, e il problema si affronta bene con l'aumento della raccolta differenziata e con il fatto però che in Calabria ci devono essere impianti anche pubblici e non solo privati, soprattutto pubblici, che smaltiscano bene i rifiuti. Non possiamo essere un sistema nel quale ci sono guadagni privati e rifiuti per le strade con i cittadini che rischiano. Da Catanzaro a Cosenza, perché l'autostazione ha inaugurato il pedaggio e scoppia la protesta. Molte aziende di trasporto pubblico locale non accettano di pagare dazio ad ogni passaggio e da qualche giorno girano alla larga dal terminal. Le conseguenze: disagi per gli utenti, rischi per gli autisti e perdite per i commercianti della zona. Gianluca Pasqua. Le sbarre dell'autostazione si sollevano per lasciare passare un pullman, una scena che fino a qualche tempo fa si ripeteva decine di volte al giorno, fino a quando l'ente gestore del terminal cosentino ha deciso di far pagare il pedaggio alle ditte di trasporto, scatenando una reazione a catena. Ecco come funziona il telepass. C'è un telepass ai pullman che dirige direttamente sulla, come dire, centralina e si aprono le sbarre. Naturalmente solo per chi ha pagato. Sì, naturalmente sì, soltanto chi ha pagato. Una rivoluzione annunciata e temuta dalla quindicina di ditte che si servono del piazzale, che da quando il sistema è entrato in funzione è semi vuoto. C'è un po' di gente che attende, ma non ci sono certezze. Alcuni pullman passano davanti alla struttura effettuando una sosta brevissima per tentare di evitare sanzioni. Altri, la maggior parte, si fermano in luoghi diversi a centinaia di metri dal terminal. Gli utenti sono stati avvisati, ma i disagi non mancano. È una cosa invivibile. Non si sapeva niente, siamo entrati nel bis, che l'abbiamo presa dai boschi, e l'autista ci ha detto che c'era l'annuncio, che ci dovevamo fermare qui. Stamattina ho chiesto e mi hanno detto che si fermava fuori dalla corsia. Beh, certamente non è una cosa bella, perché essendo la corsia e rimanere vuota è un peccato, il pullman fermarsi dove intralcia il traffico. Solo 5 o 6 aziende hanno aderito all'iniziativa, acquistando le card prepagate. Ogni passaggio, a quanto pare, costa un euro. Una ditta di medie dimensioni, ci dicono, può arrivare a pagare circa 1000 euro al mese. Ma secondo il responsabile dell'autostazione, il pedaggio non è proprio una novità. In tutte le autostazioni d'Europa si paga il pedaggio. In effetti, anche per le ferrovie della Calabria, qua non è cambiato nulla, è cambiato soltanto la tecnologia. Perché precedentemente, fino a pochi mesi fa, fino al mese scorso, avveniva lo stesso il pagamento, soltanto che mediante le fatture. È possibile che, visto questa situazione, ci sia un compromesso, magari si abbassino le tariffe? Ma questo non dipende da me, è dalla regione, quindi dalla direzione regionale, che non so. A fare le spese di questa situazione, oltre che gli utenti, anche i commercianti dell'area. Dopo 7 giorni di sciopero facciamo ad oltranza anche questo discorso qua, ci andiamo di sotto sempre noi.
tutti i commercianti della zona ci vanno di sotto la città, perché l'unica fonte di ricchezza di Cosenza è questa qui, l'autostazione. A parte il fatto che l'autostazione non è una proprietà privata, dove la gente deve prendere il pullman, non deve pigliare il pullman in mezzo alla strada e rischiare di essere investita da macchina o da motocicletta. Siamo a 12 giorni senza incassare una lira. Come paghiamo noi? A chi dobbiamo pagare? Non paghiamo più a nessuno. Non paghiamo fitto del locale, non paghiamo più niente. A mezzogiorno, davanti alla stazione, è il caos. I pullman incolonnati si alternano davanti alle corsie per far scendere e salire i passeggeri. Un autista esterna tutto il malumore della categoria. Questa è una mancanza di rispetto per tutti i cittadini. La gente viene sotto all'autorino e ci domanda dove dobbiamo imbarcare, dove dobbiamo scendere. Noi non sappiamo niente. Addirittura stamattina sono venuti i vigili qua a minacciarci che ci ritirano la patente, perché non vogliono che ci andiamo i passeggeri qua. Ma sta gente dove si deve imbarcare e fare scendere? È una cosa vergognosa. E sempre per il settore dei trasporti la Regione individua 30 milioni da destinare al trasporto pubblico. Non è stato possibile trovarli nel bilancio regionale, si tratta di fondi che necessitano di un passaggio romano per essere liberati, anche se appartengono alla Calabria. Insomma, quello che serve è una sorta di rimodulazione, ecco perché Scopelliti ha parlato della collaborazione da parte del Governo nazionale al fine di scegliere il percorso da seguire. Anna Franchino. 30 milioni di euro, queste le risorse reperite dall'ente regionale per il trasporto pubblico locale. L'obiettivo è quello di ridare tranquillità ad un settore che nei giorni scorsi ha mostrato tutto il suo malessere, scendendo in campo con proteste e stati d'agitazione che hanno provocato la paralisi dei servizi sull'intero territorio calabrese. I lavoratori contestavano, lo ricordiamo, i contenuti della delibera approvata dalla giunta regionale. Poi l'incontro di ieri con il governatore e l'assessore regionale ai trasporti Luigi Fedele sembra aver riportato una calma apparente, anche se Scopelliti chiarisce che gli interventi in questo settore devono essere puntuali e decisi. Abbiamo individuato un escamotage, una soluzione attraverso una rimodulazione di risorse per cercare di affrontare questo tema. È chiaro che qui bisogna intervenire però in maniera puntuale e con grande e decisione, perché abbiamo la necessità di mettere in campo i GPS che abbiamo già chiesto alle imprese e questo ci è stato garantito che nel brevissimo periodo sarà attuato. Abbiamo la necessità anche di riorganizzare un po' il sistema, il comparto, non soltanto le gare, quindi il piano regionale dei trasporti che stiamo portando avanti. Dobbiamo stringere i tempi per rendere sempre più moderno e funzionale questo sistema, nella speranza di non trovare poi di non mettere ovviamente le aziende in crisi, quindi in difficoltà. Credo che la risposta abbia soddisfatto tutti, adesso dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo, per tranquillizzare il comparto, per dare una risposta ai bisogni prima dei cittadini calabresi e ovviamente dei lavoratori a seguire. E se i rappresentanti dei sindacati di categoria esprimono piena soddisfazione per le soluzioni prospettate dall'incontro a Catanzaro, c'è anche chi, come Pasquale Mungari della FAISA CISAL, si mostra più scettico parlando di percorso incerto. Scopelliti rassicura sul reperimento dei fondi. Abbiamo individuato quali risorse di competenza della Regione possono essere utilizzate, abbiamo avuto il conforto da parte dei ministeri, con ministeri competenti, adesso abbiamo bisogno che il governo faccia alcuni passaggi proprio per dare continuità a questa nostra azione. Inoltre il governatore ha fissato un incontro a Catanzaro per lunedì 3 giugno con i segretari di CGL, CISL, UIL e UGL in vista del tavolo governo-regione in programma il giorno successivo nella capitale. Al centro della discussione alcune delle vertenze aperte in Calabria. A Roseto Capospulico si è tenuto un incontro pubblico con tanto di raccolta di firme per prendere posizione contro le imminenti trivellazioni petrolifere che dovrebbero iniziare nel Mar Ionio. Sentiamo. Comuni dell'Alto Ionio Cosentino in piena mobilitazione contro l'ipotesi di trivellazioni petrolifere nel Mar Ionio. A Roseto Capospulico le amministrazioni comunali e i cittadini si sono incontrati per esprimere le loro preoccupazioni. Si rischia di veder vanificato il lavoro di anni e anni nel comparto turistico. Diciamo no alle ricerche petrolifere in mare e lo diciamo dopo aver fatto una serie di considerazioni importanti e sulla base di esperienze che in questi ultimi anni si sono verificate in Italia. E
Ne abbiamo uno proprio qui a fianco in Basilicata, dove sono in corso estrazioni petrolifere e dove si sono verificati dei danni ambientali molto ma molto preoccupanti. E questo riguarda la terraferma. Se a questo aggiungiamo anche le trivellazioni in mare, significa che si trasforma una concezione di territorio e si modificano completamente le aspettative sul territorio che in tutti questi anni noi abbiamo avuto come popolazione e come amministrazione. Chiaramente contraria anche la provincia di Cosenza, che discuterà a breve della problematica in una riunione del Consiglio Provinciale che sarà convocata ad hoc. A Corigliano Calabra adesso, dopo i funerali di Fabiana, dopo lo sconcerto per la morte violenta della sedicenne, a far sentire le loro voci sono i genitori della ragazza e la madre del presunto omicida. Mario e Rosa Lucci, in una lunga lettera diffusa tramite l'ANSA, ringraziano istituzioni e gente comune, tutti coloro scrivono che si sono stretti intorno a noi con messaggi, telefonate, lettere, telegrammi. Abbiamo davvero sentito, affermano, l'affettuosa vicinanza di una nazione intera che ha pianto una figlia persa tragicamente. Pina, invece, la madre del giovane che ha ucciso a coltellate la fidanzata, bruciandone il corpo mentre era ancora viva, ha scelto il settimanale Famiglia Cristiana per lanciare un appello, sono parole sue, e chiedere perdono alla mamma e alla famiglia di Fabiana, anche a nome di mio figlio. Loro, ha detto ancora, sono due fiori recisi, spezzati dalla primavera della vita. Noi, due famiglie distrutte. Per sempre. I riflettori su questa tragedia, ha concluso, si spegneranno presto, ma io e la mamma di Fabiana porteremo questo fardello in eterno, una condanna da scontare, vivendo giorno dopo giorno. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel Vibonese perché i cittadini di San Costantino sono davvero sotto shock dopo la notizia della maestra che avrebbe preso a calci e schiaffi gli alunni della scuola dell'infanzia, i particolari nel servizio. Il giorno dopo la notizia della maestra della scuola materna arrestata per maltrattamenti ai bambini, San Costantino Calabro è una comunità smarrita ed incredula. Questa mattina il sindaco si è recato presso il plesso scolastico dove ha sede anche la scuola elementare per ribadire piena fiducia al corpo insegnante, ma anche per comprendere lo stato d'animo che si sta vivendo in queste ore. Notizie come queste sconvolgono una comunità. Sì, sicuramente siamo tutti rattristati per quello che è successo, per quello che abbiamo appreso, perché San Costantino Calabro non meritava, diciamo, notizie di questo genere. Noi abbiamo una scuola che grazie all'impegno di tutti i docenti, ma anche grazie all'interessamento quotidiano del dirigente scolastico, dottoressa Basile, è una scuola che funziona bene, e i bambini si trovano abbastanza bene, e quindi sono notizie che tutti non ci rispondono. Sentire e vedere delle cose come quelle che sono successe, sinceramente, ci rattristano, ma ci fanno riflettere sul ruolo del docente, su quello che dovrebbe avere. Io mi auguro che la magistratura, anzi mi complimento con le forze dell'ordine per il lavoro che hanno svolto, mi auguro che la magistratura vada avanti, come sicuramente andrà avanti bene, diciamo, in modo tale che possa, come dire, andare fino in fondo e capire e vedere quali sono le grosse responsabilità di chi è stato poi involto in questa situazione. Non meno increduli e confusi si mostrano i genitori, molti dei quali non hanno voglia di parlare. Sentire una notizia del genere, come si reagisce, cosa si pensa? Guarda, noi, io come resto genitore, posso dire che siamo sconcertati di questo che abbiamo visto attraverso le TV, quindi nemmeno noi sappiamo cosa dobbiamo dire, perché non è mai fuoriuscita una parola di più o di meno che può aver avuto dei sintomi. C'era qualche sintomo, c'era avuto qualche sintomo? No, nella maniera più assoluta. Io ho avuto anche mio figlio che è stato il suo alunno nella classe di questo insegnante che è in visita. Mio figlio non ha mai riportato niente, io devo dire la verità di tutto ciò, quindi siamo scioccati come genitori.
La pagina dello spettacolo, molto apprezzata, La Traviata di Giuseppe Verdi, rappresentata ieri sera al Teatro Rennano di Cosenza, che chiude la stagione lirica e stasera si replica. La Traviata di Giuseppe Verdi ha chiuso la 53esima stagione lirica del Teatro Rennano di Cosenza. Il melodramma verdiano, tra i più amati e rappresentati in tutto il mondo, mette in scena l'amore contrastato tra Violetta, affascinante cortigiana dalla salute cagionevole, e il nobile ed aitante Alfredo, che durante una festa si innamorerà perdutamente di lei. Una Traviata con una Violetta straordinaria, che è Elena Rossi, una delle nostre soprano più ambite da tutti i teatri. La Traviata poi è l'opera, è Verdi, è il melodramma, è davvero uno dei momenti più alti della musica della lirica, quindi è sicuramente una chiusura col botto. Una sontuosa e raffinata scenografia in stile Liberty, firmata da Artemio Cabassi, che cura anche la regia e i costumi, ha fatto da cornice alle vicende che contrastano drammaticamente l'amore tra Alfredo e Violetta. L'orchestra delle Terre Verdiane, diretta dal maestro Stefano Giaroli, ed il coro Città della Musica di Lecce hanno contribuito con determinazione alla rappresentazione del melodramma. Salgono sul podio del concorso Fisco e Scuola l'Istituto Comprensivo Statale Vitrioli di Reggio Calabria, l'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Catanzaro, l'Istituto Comprensivo Via Roma Spirito Santo di Cosenza. La conclusione dell'importante progetto, che vuole sensibilizzare i ragazzi sull'importanza della contribuzione tributaria a Catanzaro nella sede delle Agenzie delle Entrate. Stefania Belvedere. Racconti, fumetti, opuscoli, prodotti audiovisivi e multimediali. Sono questi i lavori che hanno vinto la seconda edizione del concorso Fisco e Scuola, promosso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Calabria e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2012-2013. Hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia gli studenti delle scuole calabresi che hanno partecipato all'iniziativa, che ha preso il via il 21 febbraio scorso ed ha coinvolto 5 istituti comprensivi, ognuno rappresentativo di una provincia. Un progetto importante attraverso il quale si è voluto affermare un principio di legalità prima, quindi fiscale, per svolgere con azioni positive un percorso di educazione civica. Un'idea per rendere protagonisti i ragazzi, coinvolgendoli in temi che, in un certo qual modo, appartengono al mondo dei grandi. La legalità fiscale è poi un aspetto di un più ampio principio di legalità in questo paese, ancora più significativo in una realtà difficile come la Calabria. Si lega profondamente anche all'azione di contrasto, alla lotta contro le mafie. Vogliamo creare questa cultura, vogliamo fare in modo che le giovani generazioni della Calabria vengano attratte da questo principio e sappiano declinarlo poi quando diventeranno i cittadini del domani. Tre gli elaborati che hanno superato le valutazioni della commissione, tre lavori così diversi nella rappresentazione ma uniti da un unico denominatore, quello della legalità fiscale e del rispetto delle regole, due principi fondamentali della convivenza civile. La scuola calabrese cerca di, attraverso la valorizzazione anche delle politiche giovanili, di far diventare protagonisti in un senso astratto i ragazzi, ma nel senso più attivo, più fattivo e più pratico, coinvolgendoli direttamente. Bilancio decisamente positivo al liceo scientifico Scorza di Cosenza per il progetto Gutenberg, giunto all'undicesima edizione, che vede in rete molte scuole calabresi. Sul tema scelto quest'anno, amore e libertà, sono state incentrate le numerose conferenze e dibattiti. Ospite dello Scorza, tre autori che si sono confrontati su problematiche diverse e che hanno dato letture e approcci diversi ma confluenti
studi nella tematica del Gutenberg, il professor Giovanni Vittorio Pallottino, Ne basta la metà o ancora meno, l'antropologo Giampiero Finocchiaro, dirigente di una scuola di frontiera della periferia palermitana, l'ultimo incontro dibattito con lo scrittore calabrese Carmine Abate, vincitore del premio Campiello 2013, che ha trascinato gli studenti grazie al suo ultimo libro La collina del vento, saga di una famiglia che vive in un paese immaginario della provincia crotonese, un continuo intreccio tra autobiografia e immaginazione che attraverso le vicende familiari dei protagonisti ricostruisce un secolo doloroso della storia italiana. E adesso la mission, o meglio l'intenzione ad Apriano di una nuova residenza sanitaria assistenziale che aprirà i battenti domani, quella cioè di far incontrare adolescenti e anziani. Questa è la mission, ma sentiamolo meglio nelle parole del direttore della struttura. La struttura si occupa di persone anziane oltre 65 anni non curabili a domicilio, con patologie tali per cui necessitano della cura H24 di personale sanitario e parasanitario. Cioè, tra le mission c'è pure quella appunto di seguire gli anziani, ecco, dal punto di vista sociale e rieducativo. Questa è l'opera degli educatori che hanno voluto fortemente questa manifestazione, che poi diciamo non è altro che comunque un'occasione di incontro fra gli anziani, che sono un patrimonio indiscutibile di esperienza, di saggezza, che portano ai giovani appunto queste nozioni. Quindi oggi si sofferma la struttura su questo punto e vuole appunto portare a conoscenza dei familiari, delle istituzioni, che in queste strutture effettivamente si creano queste sinergie fra gli operatori e il mondo esterno, che poi è la società. E noi chiudiamo con il meteo. Amici di Tele Europa Network, una giornata di sabato caratterizzata essenzialmente da maltempo, quella che attende la Calabria nel corso appunto di questa prima parte fine settimana, e da cieli prevalente carattere nuvoloso si passerà a cieli coperti con delle precipitazioni sparse che insisteranno per tutta da metà mattinata in avanti per tutta il resto della giornata sulla Calabria centro-settentrionale e sulla fascia tirrenica. E questa situazione di maltempo vedrà un aumento anche delle precipitazioni nel corso delle ore serali, con il carattere temporalesco che assumeranno i fenomeni appunto nel corso delle ore serali. E a essere interessata dal maltempo un po' tutta la fascia tirrenica, con una situazione che perdurerà durante la nottata e si estenderà fino alla domenica mattina. Un miglioramento dei fenomeni, da questi fenomeni precipitativi, potrebbe manifestarsi sulla Calabria nel corso della seconda parte della domenica, nel corso della domenica pomeriggio. Il tutto sarà accompagnato dall'aumento della ventilazione dai quadranti occidentali di maestrale, ventilazione prevista forza 6 della scala Beaufort, rafficata nelle ore serali di sabato 7-8, con aumento del moton d'osso sulla fascia tirrenica e altezza d'onda prevista con mare che diventerà molto mosso, localmente agitato, altezza d'onda prevista 3 metri di onda. La fase di maltempo prevista per il sabato sarà accompagnata da un ulteriore sensibile calo delle temperature. Le stesse saranno caratterizzate da valori massimi che si attesteranno sui 18 gradi per la giornata di sabato, quindi ben lontani dai 30 gradi dei fine settimana trascorsi, e nella giornata domenicale saranno intorno ai 20 gradi. E il miglioramento, dicevo, è previsto nella seconda parte della giornata domenicale. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Buonotaro per gli amici di Tele Europa Network. Ci fermo qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento.